Ciao Bettes.it, continua il nostro viaggio dentro la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e oggi dobbiamo parlare di un regista che amo moltissimo, Darren Aronofsky, che ha un rapporto con Venezia molto lungo e molto passionale. Fu fischiato, fu deriso, fu appoggiato da pochissimi. Io lo amai alla follia, The Fountain, L'albero della vita, Hugh Jackman che sussurrava nello spazio, Rachel Weisz, diverse traiettorie su, giù, di qua, di là. E un film dell'Aronofsky complesso, colossal e provocatore, una sperimentazione affascinante da recuperare assolutamente. De Fonte all'albero della vita gli tirano i gatti morti. Lui due anni dopo, come solo i grandi registi sanno fare, recuperò di fronte a tutto quel, a tutti quegli haters anche tra i giornalisti e arrivò qui con The Wrestler e ci stese a tutti. E Wim Wenders chiamò Mickey Rourke sul palco, perché anche se vinse Silvio Orlando come miglior attore, è ovvio che quel Leone d'Oro era anche miglior attore per Mickey Rourke. E occhio, perché The Whale è The Wrestler praticamente. Infatti questa mostra del cinema di Venezia ha anche i registi che tornano con dei film dai titoli simili: The Whale, The Wrestler, anche uguale come impostazione cinematografica, fra poco ci arriviamo, e Birdman, Bardo, vabbè, Iñárritu Aronofsky. Dopo quel trionfo con The Wrestler, a un certo punto lui tornò qui in concorso più strutturato e facendo uno dei suoi film più commerciali portò Natalie Portman all'Oscar, vinse Mila Kunis miglior attrice emergente, Il cigno nero, una plusvalenza pazzesca, non dico ai livelli di Joker, ma un film alla Joker, costato pochissimo, incasso ottimo, veicolo Oscar per Natalie Portman, Il cigno nero in concorso. E poi a quel punto un genio come Aronofsky a quel punto sclera, perché lui è veramente quasi molto equilibrato nello squilibrio e nel poi squilibrarsi dopo che ha ottenuto un certo tipo di successo. E quindi arriva un'altra stecca come Noah, che è un film semi sperimentale e che è un tentativo di fare Il Signore degli Anelli con Noè, buona fortuna, e che è andato come è andato. E poi dopo un'altra stecca sperimentale che io ho adorato, Madre, che qui a Venezia fu fischiato, proprio gli tirarono i gatti morti anche qua, e invece quella è una delle riflessioni più belle e sincere e autocritiche su un termine che oggi va molto di moda, che è mascolinità tossica, e su come noi costantemente seduciamo, rallegriamo, riempiamo di gioia e poi uccidiamo le donne che ci stanno vicino. E c'era Jennifer Lawrence, c'era Javier Bardem era Aronofsky, Jennifer Lawrence stava con Aronofsky, poi perché quel film raccontava di quello e poi raccontava anche di come la donna è il pianeta Terra che noi distruggiamo. Film intelligentissimo, film vero, film rifiutato perché è vero e perché è intelligentissimo e sperimentale. A quel punto, dopo che tu prendi un'altra stecca come Madre, a quel punto Darren Aronofsky adesso fa di nuovo The Wrestler. Prende un attore che è finito un po' in disgrazia o che comunque ci siamo un po' dimenticati, come era il caso di Mickey Rourke nel 2008. Lo erge a protagonista drammatico, a eroe tragico, prende una pièce di Samuel D. Hunter, The Whale, e prende Brendan Fraser, a cui abbiamo sempre voluto bene. Brendan Fraser è sempre stato il pacioccone. Brendan Fraser, io me lo ricordo in High Heads di Michael Lehman, me lo ricordo anche in Demoni e Dei, che è un film bellissimo, di Bill Condon, dove era...